Un'offerta ampia e di qualità, un costo mensile contenuto e aggiornamenti regolari. Il Game Pass ha sicuramente costruito la propria fortuna su queste fondamenta, diventando in breve tempo un abbonamento imprescindibile per l'utenza Microsoft, sia essa Xbox o PC. Anche quest'anno, da qui a dicembre, il servizio promette di scoccare alcune frecce dalla sua ricca faretra, molte delle quali da tenere decisamente d'occhio. Vediamo quindi insieme quali sono, secondo noi, i giochi più attesi e il cui arrivo nel 2022 su Game Pass è già stato confermato. Incredibile ma vero, dopo ben 13 anni dall'uscita di Call of Pripyat, la serie Stalker sembra destinata a risorgere con Heart of Chernobyl, capitolo inizialmente annunciato nel lontano 2010 e passato attraverso inenarrabili peripezie che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. Nel nuovo gioco di ruolo d'azione partorito dal team ucraino GSC Games World, potremo esplorare i 64 km quadrati della zona del celebre disastro nucleare, tra mutanti, abomini generati dalle radiazioni e altri Stalker come noi in cerca di preziosi manufatti. Allo stato attuale, Stalker 2 sarebbe previsto per l'8 dicembre 2022 su Xbox e PC, ma i dubbi che ruotano attorno a questa data sono enormi, considerata la drammatica situazione che sta coinvolgendo l'Ucraina e che ha spinto la Software House, a cui va tutta la nostra solidarietà, a mettere in pausa la lavorazione, alimentando quindi l'ipotesi di un probabile nuovo rinvio. Quando lo abbiamo visto allo scorso E3 non ci aveva convinto del tutto. Ciò nonostante, le potenzialità di Redfall sembrano promettenti in vista della sua uscita attesa per la prossima estate. Lo sparatutto in soggettiva sviluppato da Arkane Studios ci catapulterà in un'isola al largo del Massachusetts popolata da vampiri dal look bizzarro ed esplorabile sia in singolo che in cooperativa, per un massimo di 4 giocatori. Dopo Prey, Dishonored e Deathloop, con Redfall Arkane intende dare una nuova sterzata netta al proprio stile e a noi non rimane che incrociare le dita, i paletti di frassino e le trecce d'aglio. Se alla frase Starfield uscirà l'11 novembre parecchi di noi hanno pensato sì, ma di quale anno? Non si tratta solo di sarcasmo, ma di un quesito generato automaticamente considerata la natura del progetto. Si tratta infatti della prima nuova proprietà intellettuale di Bethesda da 25 anni a questa parte, che promette di spingere oltre ogni limite videoludico fattori come la narrazione, la libertà e i contenuti, declinando il tutto in termini fantascientifici. Le aspettative sono, come dire, alle stelle, specie dopo che il director Todd Howard ha dichiarato che la realizzazione di Starfield si è resa possibile solo grazie alle tecnologie odierne, pur trattandosi di un'idea nata molto tempo fa. Lo confessiamo, non stiamo più nella tuta spaziale. Sarà invece ottobre il mese di Scorn, horror serbo finanziato grazie a una raccolta fondi organizzata su Kickstarter partita ormai 5 anni fa. L'esperienza che il team di Ebb Software promette di offrirci si prospetta viscerale ed estrema, sostenuta da un immaginario sci-fi che sembra omaggiare le pietre miliari del cinema di orrore. L'ambientazione disturbante e indecifrabile è sicuramente uno dei punti di forza di questo FPS zeppo di creature ripugnanti, e speriamo che il comparto narrativo, di cui ancora si sa molto poco, riesca a rivelarsi all'altezza. Le peripezie di una famiglia che si trova immersa in un contesto di catastrofe globale. Sebbene una logline simile potrebbe indicare un qualsiasi momento sul pianeta Terra tra il 2020 e il 2022, stiamo parlando di Somerville, action adventure dalle meccaniche platform che non ha ancora una data di uscita certa nell'arco di quest'anno. L'opera d'esordio di Jumpship mette in scena un mondo post-apocalittico su cui, come se non bastasse, incombe una minaccia di origine aliena che ha tutta l'intenzione di sterminare i superstiti, con noi che, avremo il compito di sopravvivere. Vivere. Speriamo solo che questo gioco non fornisca delle idee al 2023. Ecco. Programmato per un generico 2022 anche a Plague Tale Requiem, il seguito dell'ottimo Innocence tornerà a raccontare le vicende di Hugo e Amicia, due fratelli in lotta per la sopravvivenza in una Francia falcidiata dalla peste. In questo secondo capitolo i personaggi sembrano maturati e pronti a nuove, drammatiche prove per raggiungere un posto da poter chiamare casa. Se gli sviluppatori di Asobo Studio riusciranno ad ampliare il gameplay, introducendo idee inedite ma rimanendo fedeli all'originale e faranno in modo di replicare una narrazione già di alto livello, potremo davvero ritrovarci tra le mani un titolo sorprendente che sarà disponibile anche su PlayStation e Nintendo Switch. Se avete impegni per il secondo trimestre del 2022, cancellateli, perché ci sarà da sconfiggere Admonition, una setta che sta tentando di impadronirsi del pianeta Atoma Prime, spazzandone via gli abitanti. Realizzato da Fatshark e gli sviluppatori dietro Vermintide, Darktide è un crudo action cooperativo per 4 giocatori, che ci trasporterà nell'oscura città alveare di Tertium, invasa da orde di nemici fedeli al culto. Atmosfera, piombo e adrenalina. Cos'altro desiderare? Ah sì, la sceneggiatura è farina del sacco di Dan Abnett, celebre autore inglese già collaboratore di Marvel e DC Comics e tutt'altro che a digiuno dell'universo di Warhammer.
animazioni dei personaggi rinnovate, ambientazioni ancora più curate grazie all'utilizzo delle più recenti tecniche in fatto di fotogrammetria, modalità cooperativa più ricca e nazisti accarrettate. Che faccio? Lascio? Nel 2022 tornano anche il tiratore scelto Carl Fairborn e il suo fidato fucile di precisione e stavolta avranno l'obiettivo di mandare all'aria i piani dell'Operazione Kraken, un segretissimo progetto nazista mirato a chiudere la guerra prima dell'arrivo delle forze alleate nel vecchio continente. A 5 anni da un quarto episodio con qualche difettuccio di troppo, Sniper Elite 5 sarà disponibile su PlayStation e al Day One su Game Pass, con la solita dose massiccia di killcam efferate e una modalità invasion che ci permetterà di entrare nelle campagne altrui per cecchinare i malcapitati. Dall'Europa hitleriana al Giappone feudale, è un attimo grazie al Game Pass. In Trek to Yomi, titolo la cui uscita è stata confermata anche su PlayStation, saremo Hiroki, giovane samurai che intraprende un viaggio di crescita in cui diversi piani temporali si intrecciano con l'acciaio delle katane. Si tratta di un'avventura 2D ma con grafica 3D, dal taglio cinematografico e che adotta uno stiloso bianco e nero per intensificare l'atmosfera. Il team di Flying Wild Dog ha infatti promesso grande cura per quanto riguarda le ambientazioni, i costumi e le figure classiche della tradizione giapponese. Gli ingredienti ci sono tutti, insomma, speriamo solo che Trek to Yomi non decida di fare harakiri. Dopo aver destato una certa curiosità durante la sua presentazione alle 3 2021, Replaced si prospetta come uno dei titoli più attesi di quest'anno dagli appassionati del genere distopico. Ambientato in una versione alternativa dell'America degli anni 80, il progetto di debutto degli sviluppatori bielorussi di Sad Cat Studios è un turbine a scorrimento laterali di neon, gustosissimo declino metropolitano e combattimenti spettacolari. Lo stile grafico appare senza dubbio accattivante e mescola pixel art a un contesto cyberpunk in cui a spiccare il decadimento più totale e quel grigiore tipico segnale di un futuro squallido. Tutto apparentemente bellissimo fuorché la data di uscita. Un vago 2022 che non sazia nemmeno un po' la nostra fame di degrado. Voi che cosa ne pensate? Quali sono i giochi previsti su Game Pass che attendete di più? Diteceli nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali. A cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!